Ha affrontato tantissimi punti centrali. E adesso mi sembra che ha alzato la mano, non so se Daniela Pezzi che, oppure Rotondà. Allora, ok, allora Pezzi o Ferraro, Pezzi, Rotondaro, dai. Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Io sono Enrico Ferraro e sono il presidente di Agave, un'associazione che si occupa di tutela e promozione della salute mentale, e come diceva prima la Francesca. Dunque, rapidamente, io voglio porre un problema che riguarda un po' le consulte, la consulta del Dipartimento. Intanto, dati che... qualche numero, ma rapidamente, perché ne abbiamo sentiti anche troppi oggi. Per quanto riguarda nel Lazio, la dotazione di personale è sotto rispetto alla media nazionale del 22%. Le strutture territoriali sono, per la salute mentale sto parlando, sotto del 33%, le residenziali del 28% e le semiresidenziali del 34%. Parlando con il direttore del Dipartimento della ex Roma E, lui ci segnalava che sono attivi 330 dipendenti del DSM e quindi stanno sotto di 120 persone. Il 60% di questi operatori entro 4 anni andrà in pensione, quindi diciamo questa è la situazione. Il rapporto tra il numero di medici e il numero di pazienti è tale per cui uno psichiatra diventa un semplice erogatore di farmaci, tanto per capirci. Allora, per me chiaramente la battaglia per la tutela della salute mentale è la madre di tutte le battaglie, quella lì, perché a parte la dichiarazione dell'OMS che non c'è salute senza salute mentale, ma il problema è che le persone muoiono. Allora, muoiono dentro, tanto per cominciare, perché con quei numeri si riesce solo a gestire le emergenze per chi è, diciamo, più fortunato si riesce essenzialmente a occupare il loro tempo, il tempo della loro giornata, nel migliore dei casi, e la visione strategica del percorso di cura non è sempre chiara. Talvolta muoiono anche negli SPDC fisicamente, solo che queste cose poi magari non si sanno. E non parliamo di prevenzione, ok? La prevenzione è scritta solo sulla carta, ma realmente è totalmente inesistente. Ora, le possibilità di partecipare attivamente, a parte il volontariato interventista, è, come diceva Simone Masi, per esempio quella di essere presenti nella consulta. Noi di Agave ci siamo stati dal 2014 al 2015 nella consulta del Dipartimento della Roma E, che è decaduta per effetto del rinnovo dell'atto aziendale con la fusione della Roma A e della Roma E. Abbiamo aspettato 2 anni quasi prima di avere notizie di quello che sarebbe accaduto alla consulta, e pur avendo chiesto più volte scrivendo lettere. Naturalmente i problemi nella consulta precedente erano evidenti, sono stati già accennati, c'erano problemi di conflitti di interesse pesanti, i rappresentanti delle società scientifiche e professionali erano dipendenti del Dipartimento, i familiari presenti chiaramente avevano i propri figli, i propri parenti in cura ed erano sottoposti anche chiaramente a delle pressioni, non da poco, e c'era un problema di trasparenza. Tutto quello che accadeva nelle riunioni della consulta non sempre era accessibile al pubblico, pur essendo un organo di un'azienda che però non è un'azienda privata, cioè la regione non è del direttore generale né è della regione, ok? L'ASL, cioè è nostra, ok? Bene,
Ora, nel nuovo regolamento questi problemi vengono parzialmente, diciamo, o apparentemente risolti, però si pone un problema di rappresentanza. Adesso vi leggo, naturalmente i membri effettivi sono i presidenti dei municipi, barra assessori ai servizi sociali, i rappresentanti delle società scientifiche che non abbiano rapporti di lavoro ordinario o straordinario a titolo gratuito con l'ASL, e i rappresentanti dei familiari, degli utenti, del volontariato, che siano presenti su tutto il territorio dell'ASL, che abbiano un riferimento cittadino e nazionale e che esprimano una rappresentanza numerica consistente. Questa cosa non si capisce che significa. Nel caso che questi requisiti non fossero presenti, possono essere costituite da associazioni temporanee di scopo da più associazioni. Questo è un escamotage che ha poco senso perché le associazioni temporanee di scopo si costituiscono per un progetto, non per una rappresentanza. Quindi è chiaro che viene ridotta la partecipazione della cittadinanza e degli utenti e dei familiari. Questa cosa qui, dunque, noi abbiamo insieme ad altre 16 associazioni abbiamo scritto una lettera al direttore generale e ai direttori degli ex dipartimenti per chiedere che questo aspetto venisse rivisto, che venissero ammesse tutte le associazioni e poi successivamente, in una fase successiva, ridiscutere come organizzare la rappresentanza. Naturalmente la lettera è stata inviata il 25 aprile, non so quale sia l'uso che viene fatto. È bene notare che questi che voi ho elencato sono i membri effettivi, poi ce ne sono altri naturalmente, ma non hanno potere di voto, neanche il delegato del sindaco, ok? Quindi può partecipare. Fermo restando che adesso io non so cosa è successo nella Roma A, ma nella Roma E io il delegato del sindaco e gli assessori non li ho mai visti. Ora, è chiaro che diciamo in questa situazione i rappresentanti significativi diventano, cioè, se non risolviamo questo problema della rappresentanza della cittadinanza, rimangono gli assessori, i presidenti barra assessori. E è importante capire allora, mi dispiace che non ci sono oggi, che non è sufficiente l'onestà personale. Ok? Uno c'è, Solo uno uno. c'è. Ah no, due attaccati. Ah, ok, perfetto. Delegato. Ah, ecco, il delegato, però il delegato non ha potere di voto. L'assessore del terzo. Assessore al terzo, Quindi Roma 1, mi scusi, Roma 2, Roma 3, c'è sì. ASL, LMA Perfetto, Roma. ex Roma. No, il problema appunto non è sufficiente quella, diciamo, un'onestà personale, perché noi siamo nel periodo delle presentazioni altisonanti, delle slide con gli effetti che non ammettono repliche, quindi è importante che chi è lì dentro costruisca un canale di comunicazione diretto con la cittadinanza e con gli utenti. Perché le informazioni che passa il DSM non rappresentano la realtà, sempre, in maniera oggettiva. Quindi è importante anche che chi è lì dentro si renda conto di quali sono le effettive condizioni di lavoro degli operatori e quelle nelle quali diciamo, si trovano gli utenti e nei quali vengono sviluppate le condizioni di cura. Noi siamo nati per difendere un servizio d'eccellenza per l'adolescenza che stava per essere chiuso. Poi in realtà sulla carta, naturalmente, sono state mandate via per motivi di carattere essenzialmente economico tutte le persone esperte e sono state sostituite e sulla carta il servizio è stato potenziato con molte più risorse umane, molte più soldi. Ora, noi facciamo un servizio di sportello d'ascolto il pomeriggio nelle scuole e i ragazzi e i docenti e i genitori che vengono lì riorientiamo verso il pubblico, perché non li mandiamo verso studi privati, per etica nostra, chiaramente, e sono parecchi quelli che tornano e rinunciano. Quindi, se voi entrate nella consulta e non fate attenzione a questa cosa, la battaglia è persa. In partenza. Grazie.